di stop causa Covid, il parco acquatico Caribe Bay a Jesolo è pronto a riaprire dal 1 luglio. Eppure, dichiara perplesso il titolare, non si trova personale per completare l'organico. Stiamo facendo molta fatica a trovare personale, noi siamo oltre le 200 persone che vengono a lavorare tra ristorazione, gli scivoli, un po' tutto il parco. E sinceramente ci mancano ancora 40-50 persone che non riusciamo a trovare, non riusciamo a capire i motivi e non vorrei mai che i ragazzi si lasciassero, si adagiassero un po' sul fatto di queste agevolazioni che vengono da parte anche dello Stato e forse è più conveniente stare a casa che neanche venire a lavorare. Spererei tanto che non fosse una cosa di questo tipo. Il problema non riguarda solamente il parco, premiato 12 volte come migliore in Italia. Nei giorni scorsi, infatti, altre associazioni di categoria hanno evidenziato lo stesso problema. Nel caso del Caribe Bay, la richiesta è trasversale. Ci mancano persone nella ristorazione, ma ci mancano persone un po' in tutto il parco. Le uniche persone che noi riusciamo a avere sono dei ragazzi che vengono da altri paesi, ma perché sono degli artisti, abbiamo 40-50 artisti che vengono da altri paesi. Per il resto siamo in sofferenza su qualsiasi situazione del parco, dalle biglietterie, ristorazione, scivoli, bagnini, eccetera. Pareschi lancia dunque un appello a chi volesse un impiego sottolineando il rispetto del contratto. Noi abbiamo un badge, i ragazzi quando entrano passano il badge e fanno le loro 8 ore e 7 ore a seconda cos'è. E comunque se vanno fuori vengono pagati gli straordinari, hanno il loro giorno di riposo come è giusto che sia e quindi è poi un bellissimo lavoro, si lavora nel divertimento, nella magia, più bello di così, io se avessi 18 anni verrei subito a lavorare qui.